Il tema che intendiamo affrontare questa mattina, la comunità è disorientata, totalmente disorientata. Non riusciamo a comprendere se il luogo dove noi teniamo il consiglio comunale non abbia le caratteristiche che sono previste dall'ordinanza del capo dipartimento di protezione civile. Io non credo che una comunità come quella nostra, che sta soffrendo così tanto in un momento così complesso e difficile, debba anche potersi chiedere se è possibile realizzare provvisoriamente un centro dove tentare di ricostruire il proprio tessuto sociale, dove tenere le sedute del Consiglio Comunale, dove far svolgere gli spettacolini di Natale ai nostri bambini, dove riavviare, riannodare il filo con la cultura, riorganizzando una stagione teatrale. Insomma, siamo veramente colpiti, non ci possiamo trovare in mezzo a una diatriba tra due stesse componenti dello stesso sistema istituzionale, la magistratura da una parte che interpreta le ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Capo Dipartimento di Protezione Civile, e tutto questo avviene sulla pelle di un sindaco e di una città. Ci dicessero quello che dobbiamo fare, altrimenti non abbiamo più nessuna possibilità di poterci muovere. È evidente che tutto questo paralizza il sistema. La mia preoccupazione torna ad essere questa, cioè come i nostri funzionari, perché io faccio il sindaco, faccio politica, lo faccio per missione, posso essere un idealista, amo la mia città, continuerò a lavorare, posso continuare a farlo, mi sto chiedendo se farlo, se è giusto farlo, ma come farà un funzionario pubblico, 1.500 euro al mese, a continuare a sottoscrivere, ad assumersi responsabilità, se ad ogni piesso spinto c'è bisogno di entrare in questi cavilli e spaccare il capello in quattro durante un'emergenza come questa, che per complessità, per dimensione, per articolazione, è la più terribile che il nostro paese abbia avuto negli ultimi 100 anni. Castelluccio, il deltaplano, la delocalizzazione, Castelluccio? È tutta, cioè, ma non è soltanto Castelluccio, le casette, i ristoranti, le scuole, chiudo le scuole, che cosa faccio? Le scuole hanno il Bladen Calcestruzzo, hanno esattamente le stesse strutture che ha il centro Boeri, i ristoranti che abbiamo costruito, le casette, metto fuori tutta quanta la gente, che cosa dobbiamo fare? Il centro di Castelluccio parte, non parte, cioè siamo veramente... Non ci si può trovare, non ci si può mettere in queste condizioni, questo è il tema. Io capisco, rispetto, sono assolutamente rispettoso del sistema istituzionale, mi sento profondamente parte integrante del sistema istituzionale, rispetto il lavoro dei giudici che evidentemente fanno il loro mestiere sulla base di come sono scritte le norme, però tutto questo, ribadisco, non può essere fatto sulla pelle della nostra gente. Sindaco, ha pensato a... Magari facciamolo adesso. Noi, questo è ancora una volta il... paghiamo lo scotto nel nostro paese di non avere un testo unico per la gestione delle emergenze. Ha pensato di mettersi? Sì, adesso lo dirò.